Giochiamo a nascondino con i miei amici? Oggi però voglio fargli uno scherzo! È un segreto? La parte più bella è che io vedrò loro, ma loro non sapranno minimamente che io li sto vedendo. Non vedo l'ora. Amici, giochiamo a nascondino insieme. Nascondino? Sì, voi vi dovete... Che bello, che bello. È tempo che non ci gioco. E infatti dobbiamo nasconderci tutti quanti. Ma ora devo partire io, quindi voi iniziate ad andare. Forza, forza. Va bene. No, allora senti, io ho il mio server, l'ho pagato io, quindi adesso decido io. Vai fuori dalle pappole. Va bene, allora. Farai schifo. Ciao, ciao. Oh. Schifosi, guarda, non volevo dire una cosa brutta, però non la devo dire. Ma i miei amici non sanno che li posso vedere. Oppure l'X-Ray, guarda lì là, non mi sentono ora per fortuna. Oh wow, questa volta sarà veramente bellissimo. Questi stupidini non capiranno mai niente. E io direi che posso iniziare già ad incamminarmi verso di loro. Devo cercare di capire dove si stanno trovando, ma sarà un gioco da ragazzi, perché sarà troppo, davvero troppo semplice cercare di capire dove è con questa vista raggi X. Ma loro non lo sanno, io imbroglio. Anche se un pochino mi sento in colpa per questa cosa. Forse sono un po' cattivello, ma non devo sentirmi così, perché dopo tutto loro hanno barato spesso mentre io giocavo. E non va bene questa cosa. Già qui ne vedo uno, un poveraccio. Devo andare da questa parte, perché devo salire. Devo salire e poi dopo devo prenderlo con la mia spadona in diamante. E dove gliela infilo la spadona? In bocca, ovviamente. Forza, forza, devo cercarlo bene, ma tanto so già che è qua perché l'ho già visto. No, aiuto, lo sento qui vicino. Ti prendo, schifosa, ti vedo. Gabri, qui non c'è nessuno. Ma è scemo. È aiuto! Scemo. Ma no! Che... Ah, schifoso, vieni qua. No, per favore. No. Ti regalo della carne. Sì, dammi la carne allora, girati. Vieni. Grazie. Aiuto. È pure stupido. È peccato, sì. Adesso devi venire, altrimenti la mia furia omicida si abbatterà su di te. Per favore. Adesso io ti ucciderò, no, te, no. La tua stirpe malefica. Vieni, ma devi stare fermo. Per... Ah, ti uccido. No, vabbè. Ok, l'ho uccisa. Mannaggia, mannaggina. Adesso devo andare a cercare le altre persone. Ma tranquilli che qua in giro c'è poca gente. Sto già sentendo parlare qualcuno. Comunque qualcuno qua si dovrebbe mutare. E non dico nient'altro. Però non sto trovando le altre persone. Cos'è stato questo rumore? Le persone che non ci sono possono stare zitte per favore immediatamente? Grazie. No, perché in teoria le persone che stanno distanti non si dovrebbero sentire, in teoria, no? E per forza sì. Ne sto trovando... Ma chi è che sta facendo sti versi? Ma chi è il deficiente? Ma ancora? Cioè... Ah, eccoti, nonno, ciao! Io perché ti sentivo salve. Perché ti sentivo da chilometri di distanza, dimmi un po'. Non c'ha il walkie talkie. Togliti quella testa prima di tutto. No, è questa, fetta di carne testa, forse perché... era quella. Sì. Allora mutati immediatamente, non ti voglio mai più sentire. Fai schifo, parli male in no. questo momento. Fai schifo, parli male. E poi sì, esatto, ovviamente si fastidia sempre quando succede qualcosa. Ciao ciao, no, ciao ciao. Ciao ciao, no, non mi devi vedere né sentire. Forza, ciao ciao. Cos'è successo? Perché si è trasformato in una sorta di... No, non lo voglio sapere. Dov'è Chiara? La posso vedere lì? La posso vedere? Ma si sta avvicinando. No, non la si vede alla fine. No, non la sto affatto vedendo. Sto provando a scappare magari. Ah, sì, prova a scappare, schifosa. Prova a scappare. No, no, tu non mi hai vista. No, vista, non ti ho vista. Vieni qua, forza, prego, Chiakira. Prego, risparmiami, ti prego. Chiakira, ti posso risparmiare? E niente. Sei morta? Ma che bello morire. Cioè, nel senso, no, aspetta, mi dissocio. Che bello uccidere la gente con la spada su Minecraft. Questa è una cosa diversa. Adesso cercherò un'altra persona. Che sarebbe Gabri. Ma dov'è finito questo Gabri schifoso? Davvero? È sempre quello che si nasconde peggio, perché non lo trovo mai. No, seriamente, dove... C'è nonno là, ma non mi può sentire da qua, spero. Speriamo di no. Comunque voglio Chiara qua vicino a me, perché non è possibile. Ciao, ciao. No, non può parlare, perché ho detto di non parlare, non si è offesa. Ciao. Chiara, ciao. Che bello mi averti qua. Gridare piano piano.
Sì, che bello averti qua vicino. Guarda, secondo me dobbiamo stare distanti da nonno, perché secondo me ha la raucedine, tipo, che sarebbe la gola. Tipo un raffreddore, non lo so cos'è. Per non dire cos'è, infatti. Diciamo raffreddore per non dire cos'è. Dai, forza, andiamo. Allora, secondo me sì, è mal di gola e quindi... Sì, è vero. Ce l'attacca, è vero, bene. È vero. Benvenuti. Sì, benvenuti. Salve, salve. No, io non conosco, non lo conosco. No, neppure tu, Chiara, lo conosci. Come no? No, infatti, ma chi è quello? Ma il dove biglietto, sei... scusate. Il biglietto, sì. Ma Gabri si è nascosto da qualche parte, cioè è proprio pazzo. Cioè, nel senso, Chiara, non per dire, volevo dire, il mio istinto mi dice che è da queste parti circa. Ma come è riuscito ad andare qua? Io sinceramente... Non ho l'idea. Come è riuscito ad andare qua? Domanda delle domande. Ma dove? Gabri è sempre quello che riesce a rovinare tutto, comunque, Chiara, vero? Beh, dipende, a volte sì, proprio un Gabri. Sì, a volte è proprio un Gabri. Dire un Gabri, Mi sento stupidino. No, infatti, anche perché qua non si capisce dove si deve salire per trovarlo, Dove si deve salire, caro? Secondo me ha imbrogliato un po'. Secondo me sì, perché il mio istinto mi dice che da questa parte il mio istinto, sai, Chiara, non si sbaglia mai. Non si sbaglia mai. Infatti, e quindi già gli do la colpa. Però seriamente, forse da questa parte può essere. Se non è da questa parte, è pregato immediatamente di cambiare il nascondino. Perché se no la mia furia. Non uccidi veramente. Appena lo vedi. Esatto. Minecraft. Esatto. Non ho capito cosa intendi dire. Oh no, si stanno avvicinando. Oh! Chiara, l'hai visto? Ma non l'ho visto, dai. Lui non ci ha visti, tranquilli. Non ci ha visti né sentiti. Pensa che comunque non l'ho sentito. Io lo sento bassissimo. Secondo me è scemo. Perché io ho detto prima di parlare più ad alta voce. Continua a sbagliare. Entro. Se non la smetti di sbagliare, devo ucciderlo. Mannaggia, adesso devo usare di nuovo la mia vista X. Volevo dire il mio istinto super pro. Dove? Mi hai detto il tuo istinto? Sì, il mio istinto, chiaramente, non la mia vista. Ah, ok, non avevo capito, scusami. Certo, sì. Il mio istinto dice che da questa parte non mi troverà mai. Mai, assolutamente no, mai. Come hai fatto? Ah, schifoso. Invece l'ho trovato. Assolutamente sì, perché lui è troppo. Cioè, hai visto che si nasconde troppo male. Cioè, ma questo è un posto proprio morto. No, infatti, non si deve. Ma poi è tutto quanto brutto, marrone. Che schifo. Forza, andiamoci immediatamente. Perché solo le persone tristi stanno qua. Solo le persone gabbri stanno qua dentro. Nuovo turno, adesso tocca a te, Gabri. Yay, meno male, finalmente Gabri. Esatto, allora forza, noi ci andiamo a nasconderci, forza. Va bene, forza. Non guardo. Sì, andiamo insieme, Chiara, forza, andiamo. Tu, nonno, vai via che puzzi e sei vecchio. Quanto ti fai? È un nonno. 7984 anni circa. È una storia vera questa, davvero, e non sto scherzando. Cioè, lui circa questi anni qua. Dovete scrivere. Secondo me è un po' di più. È vero, assolutamente. Io mi ricordo quando tipo c'erano i dinosauri, no? È vero, ti ricordo. Una balena. È una balena con la barba. Esatto, che schifo. Ma già da allora aveva la barba. Sì, per questo l'ho riconosciuto. Porca miseria, già da allora quindi aveva la barba. Porca puzzardona. Hai capito tu? Non è mai stato un nonno lui. Non è mai stato un giovane. Tu comunque io non ti sento, stai praticamente parlando come Chiara. Allora. No, ma com'è possibile? Scusami. Eh sì. Allora, siamo qua nascosti. Guarda, praticamente siamo qua sotto un albero. Però, Chiara, non lo so, io ho un po' di paura, sinceramente, che Gabri secondo ci possa... Secondo me ci possono vedere da là. Esatto. Mettiamoci un po' più qui, più dietro, più nascosti. Sì, assolutamente. Tutti guardano una fatina. È vero, perché noi abbiamo tutte le ali, e sono bellissime queste ali. Poi, io quanto sono bello, mamma mia, che ho gli occhi rossi. Mamma mia, sì. Mamma mia, oh, che bello. Comunque... Dicevo, Chiara, niente, no, esatto, non devi, assolutamente non mi devi calcolare tu per queste cose. Dov'è Gabri, lo vedi per caso? No, non lo vedo da qua. Il mio istinto dice che è un po' lontano, devo dire, il mio istinto non sbaglia mai, tu sai bene. Il mio istinto non sbaglia mai, infatti. No, infatti, però è, hai capito dov'è? Porca puzzarda, forza, dov'è, vieni con me. Dov'è? No, io non ho voglia di stare fermo, devi sapere questo. Io ho le pulci nel sedere, quindi... Cambiamo nascondiglio. Esatto, dobbiamo cambiare il nascondiglio, esatto. Io lo vedo però, tranquilla, che non ti devi preoccupare assolutamente. Vederlo, scusami. Cioè, volevo dire, ho l'istinto che scopro chi sono i nemici e chi no, perché devi sapere che una maga mi ha dato questo potere istintivo, no? Io l'ho trovata in un villaggio magico, mentre stavo esplorando le montagne di Urzbek, che sono montagne veramente assurde, con dei villaggi veramente paurosi e meravigliosi, e lì c'era una strega che mi ha donato questo potere magico. Ok. È qua, aiuto. No, è la fine, sono morto. Amici, salvatemi.
Ma che cos'era questo disturbo di sottofondo, scusa? Cioè, ma aiuto! Per favore, salvate! Non lo so, però io direi di... No, io direi di andare, cioè nel senso non... No, aiuto! Facciamo finta di... No, vuol dire che sono vicini, può darsi, no, però sono... allora, stai zitto! Porca miseria, ho dovuto urlare, se no non, se non la smetteva! E muori un po' in silenzio, porca miseria! Sì, ma scusami, mi sa che hai ragione, perché il mio istinto dice la stessa cosa. Forza Chiara, andiamo insieme a me. Sì, ma io veramente, ma non lo so, è vicino alla fontana, mannaggia te. Dove sei andata tu? No, non da quella parte, pazza, sennò Gabri, il mio istinto dice che Gabri, grazie a questa strega, è da quella parte, quindi sta, insomma, vedi il mio istinto. L'ho visto, io l'ho visto da lontano. L'hai visto, ok, tranquilla che sì, però sì, qua sì, non ci può vedere. Porca miseria, se ci vede Chiara, è la fine dopo. Porca miseria, la c'è, vedo nonno. Non dobbiamo gridare. Esatto, vedo nonno che, cioè dico, l'istinto mi dice che lì c'è nonno e là c'è Gabri. Vabbè, l'ho visto passare. Esatto, sì sì sì, infatti, mamma mia, che stupido quel nonnone comunque. Comunque Gabri ci sta ancora cercando. Allora vieni più da questa parte, forse non ci può trovare, speriamo che non ci trovi. Ora nonno si vendica aiutando Gabri. Esatto, dico, scusa, ma poi dico, secondo me è così. Può essere, probabilmente lo ucciderà e ne farà le carni, lo cuocerà praticamente. Sì, esatto, gli piacciono succhiarsi le carni a vicenda. Allora, dicevo... Va bene, io non commento, però ok. No, infatti non devi commentare. Chiara, Chiara! Porca... Scappiamo, veloce, veloce, alla fontana, alla fontana, alla fontana. Ma qua siamo pazzi, questi ci vogliono trovare subito. No, infatti ci vogliono trovare subito, via. Il mio istinto dice che sono qua vicini, assolutamente. Il mio istinto dice che dobbiamo scappare. Mi sa, però se scappiamo è un po' illecito. No, no, no. Vabbè, ma dai, le finestre. Sei Dunis, quindi... Esatto, sono Dunis, quindi va bene tutto, andiamocene via. Speriamo che però ci trovino più in fretta, perché sennò... Oh, porca miseria. Li ho visti. Ma che cosa sta? Ma è morto, è un morto. Scusa un attimo, Gabri. Li ho visti, ecco. Dietro a fronte, immediatamente dietro a fronte. Te ne ritorni là, Gabri. Ok. No, perché mi devo ammazzare. Stai fermo, rifai. Vi ho visti, più felice, più veritiero. Vi ho visti. Ecco, adesso è un'altra cosa, grazie. Bene, scappiamo. No, lo uccido io, lo uccido io. Ciao. No. Ok, perfetto. Chiara, abbiamo vinto. Ti piace questa cosa? Abbiamo vinto, così sì, si vinceva. Sì, 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 sì. Beh, certo, cioè, come sì? Cioè, no, non è che si vinceva così. Chi saresti tu? Ah, è uno mercante. Che... mercante. Che schifo, veramente. Questi mercanti che mi danno i piedi puzzolenti. Ma che schifo! Puzzano, ma che troppo! Schifo! Che schifo! Dai, amici. Un altro rompipappole, mamma mia. Vai a fanfufolo tu. No. Forza, andiamo. Allora, Gabri, tieni. Guarda, ho comprato un paio di calzini per te. Ma che belli. Che schifo. Ma sono rosa. Un po' è normale, dove li ho comprati. Non è perché sono già usati, No. Ah, capisco. Che schifo. Duni, sei visto, Che buono questo odore. Ma Gabri, ma che schifo. Cosa stai facendo? Ma qua non li avevo visto. Sì, siamo tutti quanti dietro di te comunque. Come fa che cocce? Come hai fatto a non vederci? Certo, comunque non ho fatto niente, non ho fatto niente io. Come è una tua passione questa? No, io non ho fatto assolutamente niente. Ho capito, si vergogna un pochino. Va bene, allora andate a nascondervi, che io cerco bene, di nuovo. Ma come, di nuovo? Certo, Dunis deve cercare per forza. Va bene. Ci possiamo nascondere? Cioè, in che senso? Nascondetevi, non rompete le palle, ciao. Che stupida quella là, io veramente non so cosa vuole. Poi c'è quel nonno che secondo me adesso rovina di nuovo tutto. Io ne sono convinto, ogni volta deve rovinare tutto. Tutto. Poi c'è Gabri che annusa i tombini della spazzatura, ma che schifezza. Vediamo se sono nascosti e vediamo dove si sono nascosti però. Certo che sono proprio inquietante mentre faccio questa risata. Dai, adesso vengo e vi troverò, schifoserrimi. Però prima voglio trovare Chiara, perché lei è quella che parla meglio. Cioè, volevo dire, quella che mi sta più simpatica. Dov'è Chiara qua di fronte? Però no. L'ho trovata, quella lì. La trovo, la vedo, guardala. È stupidina, non mi vede, non mi vede la puzzarda. Puzzardina. No, dai. Ti ho vista. No, prego. Ti ho vista, ti risparmio, sì. Ti prego. Ok, ti risparmio, però devi venire insieme a me. Va bene, okay. Sembra giusto come patto. Cercheremo insieme. Allora, ho già visto uno. Beh, dai, se no non è giusto, gli darò la possibilità di vedere. Vedi, lo vedi là sopra?
con le ali. Da quella parte. Da quella parte si vede. Si è rotto di nuovo. Vabbè, è caduto, si sa. Vabbè, è stupido. Ah, vabbè, se non si vedeva ora. È uno scemo. Ma scusa, ma che cosa sta facendo? Ma chiara, ma è stupido. Ma dove si sta nascondendo? No, molto stupido, sembra che sta ballando. Scusa, forse diamo i 5 minuti. Forse non ha ancora capito. Non ha ancora trovato un nascondiglio buono. Può essere. Intanto cerchiamo nonno. Il nonno dice che nonno è qua vicino. Vediamo un attimo. Devo presagire il nonno. Un attimo. Certo che nonno ha proprio un istinto di schifo, insomma, di M. Schifo. Esatto. Sì, non perché ha quella puzza giusta per prenderti. Esatto. Non si trovano. Ma dove caspita è nonno? Nonno? No, seriamente, dove è finito? È stupido. Cioè, Chiara, non riesco a trovare nonno. Poi Gabri dove? Non ti dice niente, è proprio zero. Gabri comunque si è nascosto un po' molto più lontano ora. È proprio. Ma. È stupido. No. Ok, perfetto. Mi hanno visto, Ti ho visto, ma forza. È stupido. Cioè, Chiara, ma come si fa ad essere così stupidi al giorno d'oggi? Ma che amici stupidi che hai, compresa me. No, dai, tu sei un po' più intelligente rispetto agli altri. Ma cosa sta facendo? Ma è stupido comunque. Cioè, davvero deficiente. Ma ci sta venendo in faccia. Ma è proprio. Va bene, ok, d'accordo, diamogli questa. No, ormai ti ho preso. Ciao, è stato bello. Ma è scappato in paradiso, dai. No, infatti, non dobbiamo, insomma, bullizzarlo per questo motivo. Scherzo, mi dissocio, non mi bullizzo. Cioè, non bullizzo nessuno, solo su Minecraft. Ti schifo il bullismo. Esatto, ti schifo il bullismo. Tanto noi scherziamo solo alla fine. Esatto, non si fa per scherzare, esatto. Perché noi siamo amici e ci vogliamo e bene. E ci vogliamo bene, esatto. E soprattutto fai schifo, ciao. Ti ho dato un'altra puzzardata, ti ho dato. Tu mi uccidi però. Hai ragione, scusa. Ma dov'è nonno? Cioè io veramente. Fagli l'idea. Nonno è proprio un cogli. Insomma, una persona un po' stupidina per dire, no? Una persona un po' deficiente. Amici. Oh no. No, ti prego, cosa vuole adesso? Posso aiutarvi a trovare nonno? Chi sei tu? Sono Gabri. Tu conosci un certo Gabri? No. Cioè, vabbè, chi è questo? Ciao, sei nuovo. Ho capito, forza, vieni insieme a noi che ci aiuti a trovare nonno. Ma no, sono. Secondo me dobbiamo lasciarlo indietro, te lo dico. Hai ragione, ma diamogli questa possibilità, dai, dopo tutto. Gabri, cioè, volevo dire, nonno! No, seriamente non lo sto vedendo. Cioè non lo sto trovando. Il mio istinto non mi dice niente. Nonno è proprio un deficiente. Cioè non. Ma dov'è nonno? Nonno! Dovrò usare i miei poteri da dovete sapere che quella stessa strega che mi ha dato l'istinto mi ha dato anche il potere di teletrasportarmi. Quindi adesso. Ma mi che bello! No, dai, ma non è giusto, anch'io voglio. Lo so. Nonno, fai schifo prima di tutto, devi sapere questa cosa. Perché ti devi vergognare potentemente. Quando ti ho detto 30. Illegalissimo, ho usato i miei poteri, quindi sono legali. Primo, secondo, io ti ho detto 30.000 volte che non ti vedevo, tu non ti sei mosso di una virgola. E quindi, anche se non mi sentivi, ma questo non è vero, racconto. Sono mosso, mi sono spostata tantissimo. E non ti vedevo comunque, mannaggia te. Quindi io ti devo uccidere 30 volte. Comunque, amici, forza, venite. Arriviamo. Qua, radunatevi di fronte a Dunis, al grande Dunis che sta guardando per aria in questo momento, non so come mai. Ciao amici, sono tornata. Chiara, ciao. Persi. Sono tutti stupidi. Comunque, a parte te, è veramente una cosa deficientissima. No, dai, scherzo, anche tu sei un po' stupida. Tutti quanti. Grazie, stupidi. Lo prendo come un complimento. Anch'io. Basta, ok, che sei vabbè. Ok, che ti piacciono i piedi, però basta. Ok, grazie mille di questi stivali, molto gentile. Io regalo un fiore a Chiara, a voi invece niente. Grazie. Perché lei è l'unica femmina, giustamente. No, scherzo. Amici, vi regalo un seme per uno. No gender differenza, quindi di amore. Esatto. Quindi un sacco di regalini. Forza, sì. Perfetto. Qua nel 2021 siamo pro e siamo tutti quanti. Non c'è distinzione fra maschio, femmine, amori. Maschio, femmina. Esatto. Oppure esatto, sì. Femmine che si l'amore vogliono. Uno è. Esatto, amore. Mua! Guardate quanto sono bello. Potete amarmi se volete. Comunque, che. Mi stava amando lui, mi sa, vero? Un po' vanitoso, eh? Mi sta. Non è vera questa cosa. Stai dicendo bugie. Quindi è stato bello giocare insieme al parco con voi. Parco, insomma, quello che caspita è questa roba. Stai fermo, per carità, se no ti devo uccidere. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao amici. Ciao. Ah, che bella giornata oggi. Certo che i miei amici non hanno ancora capito che io ho usato l'X-Ray.